Per chi non mi conosce, sono Luca Recchiuti del Vivaio Le Muse e vi parlerò oggi della coltivazione delle piante tropicali e subtropicali, sia in casa che, fuori casa. Allora, la coltivazione delle piante tropicali è fondamentalmente tutta una questione climatica, ovviamente. Quindi dobbiamo garantire quelle che sono le necessità climatiche dei paesi d'origine di queste piante. E quindi in inverno dobbiamo garantire una protezione o un ricovero per molte di loro. Adesso siamo in primavera, quindi stiamo nella fase di portare fuori queste piante. Se le abbiamo rimesse in casa, se stavano in un ricovero invernale, adesso possiamo godercele. Dobbiamo aspettare che passi quest'ultima ondata di freddo e possiamo godercele anche fuori. Tropicali ci consigli da poter piantare all'esterno. Allora, all'esterno ci sono tantissimi alberi, cespugli, arbusti tropicali e subtropicali che potremmo inserire con grande soddisfazione. Allora, intanto tra gli alberi che ci possiamo permettere nella nostra zona, diciamo costiera del centro Italia, poi dipende. Ogni giardino quasi ha un microclima a sé. Non voglio estremizzare così tanto la questione, però è abbastanza vero, cioè nel senso un'esposizione a sud con le spalle coperte da una casa, da una siepe, sono condizioni fav super favorevoli per la coltivazione di piante tropicali. Dobbiamo cercare nel nostro giardino, nel nostro terrazzo, condizioni del genere. Quali sono le piante che possiamo? Sicuramente, non so se le conoscete tutte, le bauinie, che sono cosiddetti alberi delle orchidee. Sono degli alberi che fanno dei fiori molto belli, rosa, e possono essere coltivate da noi alcune, per esempio la forficata, oppure, le giacarande, la ciorisia speciosa. L'albero bottiglia. Di alberi che possiamo coltivare nei nostri giardini ce ne stanno tanti. E ce ne stanno tanti anche, ci sono tantissimi anche eucalipti da fiore, molto belli e anche resistenti al freddo. Le aloe pure, ce ne stanno tantissime e sono molto belle. Allora, il problema di questa pianta, dell'aloe in particolar modo, è i freddi invernali in annate eccezionali. Io ho coltivato delle aloe ferox, delle aloe arbustive molto belle, però purtroppo è arrivata l'annata troppo fredda e me le ha rovinate. C'è bisogno di azzeccare il posto e proteggerle anche in inverno. La protezione invernale che io consiglio è quella di un... Per le aloe e per le piante da secco, una lastra di policarbonato e il tessuto non tessuto intorno. La lastra di policarbonato evita l'acqua di raggiungere la rosetta e il tronco. E il tessuto non tessuto protegge l'intera pianta dal freddo forte che sferza con il vento. Si secca ogni anno da me e poi riprende. E questo è quello che evidentemente la posizione non è delle migliori, o comunque dovresti provare a, come dicevo prima, a proteggerla in qualche modo. Una lastra di policarbonato e un po' di tessuto, anche una stuoia di cannuccia può funzionare molto bene. E poi tutto sta al momento in cui si piantano queste piante. Di loro nel periodo estivo, quindi vanno piantate a fine aprile, metà aprile, fine aprile, vanno concimate e coltivate in modo che diano il meglio di loro nella prima fase.
di coltivazione nella prima stagione in cui noi le piantiamo a terra, se noi riusciamo a farle radicare molto bene, a farle ambientare, è chiaro che riescono ad affrontare il primo inverno successivo nel migliore dei modi. Le tecniche d'acclimatazione proprio sono queste: si pianta nel momento migliore, cioè ad aprile, si coltiva e si seguono molto bene nel periodo estivo e anche autunnale, si fa un trattamento rameico per indurire i tessuti e poi si proteggono gli inverni. E da lì si vede se la pianta è in grado di sopportare i nostri inverni o no. Ci sono alcune piante che anche se sopportano i nostri inverni, ma non le vediamo mai fiorite perché hanno delle fioriture molto precoci. Per esempio la Dombeia vallicci, che è il cosiddetto albero delle ortensie. È una pianta, un grande arbusto, un piccolo albero estremamente bello che fa quasi in pieno inverno dei fiori che sembrano dei mazzi di ortensie che pendono dall'albero. Il problema è questo: la pianta potrebbe non morire in inverno, però noi non ci godiamo mai le fioriture come dovrebbero essere, perché il freddo, la prima cosa che rovina sono i fiori. E questo accade per molte di queste piante. Alcune bauinie, per esempio la blacheana, che è una delle più belle in assoluto, è estremamente precoce, come la Dombeia vallicci, come dicevo prima. E anche alcuni rampicanti fioriscono in pieno inverno e quindi anche se non muore la pianta, però non ci godiamo la fioritura e allora non so quanto valga la pena averla in giardino. La giacaranda è una pianta invece che fiorisce dagli apici, fiorisce in primavera inoltrata, maggio, aprile-maggio. E quindi non ha i problemi delle piante che elencavo prima, perché fiorisce in una primavera più avanzata, per cui se comincia a preparare la fioritura a marzo-aprile, noi a maggio ce la godiamo, perché a marzo-aprile magari siamo già fuori dalle problematiche invernali. Piante che invece fioriscono troppo precocemente, rischiamo di perderle. Le bauine ce ne esistono di tanti tipi. Ce ne stanno alcune che fioriscono molto precoci in primavera, come la blacca, in estate come la forficata, è anche molto resistente al freddo. Altre che fioriscono appunto in estate come la rampicante, la yunnanense, la variegata candida fiorisce in primavera, però è un po' delicata, però in genere da noi se troviamo un posto molto riparato fiorisce molto bene. Ma come poter abbellire i nostri terrazzi, ma non solo, anche le zone a mezz'ombra del giardino. E appunto io volevo farvi vedere alcune piante da foglia molto carine. Questa è un'alternantera. Questa è un coleus. Un coleus. La coltivazione di queste piante possono andare benissimo a mezz'ombra anche in un terrazzo o in un giardino. Sono piante perenni che illuminano moltissimo le zone in ombra. Perenni perché? Perché provengono appunto da zone tropicali, noi le utilizziamo come stagionali, quindi poi alla fine nel periodo invernale, loro non lo tollerano, quindi muoiono, ma in realtà sono piante che tollerano benissimo, cioè che sono perenni, nei paesi d'origine sono perenni, non sopportano il freddo, però insomma sono perenni, ecco. Le possiamo moltiplicare da talea, ne esistono di tantissime colorazioni differenti, io ce n'ho una collezione, non sono quelli che trovate ai garden a 50 centesimi, perché quelli che trovate nei garden a 50 centesimi sono frutto di semine così e quindi può uscire di tutto e infatti se fate caso fioriscono immediatamente in abbondanza. Questi invece, questi da collezione, no. E fanno dei bei cespugli, fanno dei bei cespugli e funzionano molto bene nelle zone a mezz'ombra. Si possono moltiplicare da talea. Allora, questa vi faccio vedere una talea di coleus di questa stagione.
Questa è una varietà che, come vedete, ha dei colori pazzeschi. Dovete immaginare un cespuglio di medie grandezze di questa colorazione qua a mezz'ombra. Adesso faccio un macello, vedete? Queste sono le radici. Il vasetto è quadrato. Io rinvaso in questo periodo e ottengo delle piantine così. Vasetto del 14. La coltivazione, come dicevo prima, non è difficile. Un buon terriccio, l'esposizione a mezz'ombra. Se piano piano le spostiamo al sole e le annaffiamo spesso, va bene, però vanno annaffiate spesso. Adesso vi faccio vedere come si ottiene una talea. Prendiamo un rametto. Allora, quando noi facciamo una talea di questo genere, è una talea molto erbacea, quindi si disidrata molto facilmente. Per questo motivo è meglio togliere tutte queste foglie. Se togliamo tutte le foglie, o buona parte di queste foglie, la traspirazione è chiaro che la diminuiamo drasticamente. Quindi la pianta è in grado, con le poche foglie, di prendere il nutrimento per poter fare poi le radici e il callo nella parte inferiore. Io consiglio sempre di utilizzare un vasetto piccolino oppure un bicchiere d'acqua, questi radicano anche in acqua. E poi possiamo moltiplicarli e farne tantissime piante. Basta magari comprare 3, 4, 5 che ci piacciono di questi da collezione o comunque di questi particolari. Uno ne compra 4, 5 e poi si fa tutte le talee. Che cosa si fa nel periodo invernale? Allora, io per esempio faccio una bellissima aiuola, li pianto a terra sotto un albero e nel periodo estivo sono bellissimi, meravigliosi. Come faccio poi a conservarli per il periodo invernale? Faccio delle talee. Faccio delle talee che conservo in acqua. Faccio tutti i vasetti quadrati o anche nei bicchieri di plastica. Bicchieri di plastica li buchiamo sotto, li riempiamo di terra e noi mettiamo le nostre talee di Coleus, dei nostri Coleus preferiti, su un davanzale. Ce li manteniamo così per tutto il periodo invernale. Li rinvasiamo verso marzo-aprile e a maggio li possiamo rimettere di nuovo in giardino. Altrimenti si mettono e si posizionano con l'intero vaso in giardino nel posto che più preferiamo e poi si rimettono in casa nel periodo invernale. Quindi li possiamo trattare assolutamente come piante perenni. La cosa bella è che veramente ci possiamo sbizzarrire con le più disparate forme e colori di queste piante. Sono piante estremamente generose e possiamo farne talee quante vogliamo e quindi lo possiamo moltiplicare così. Sono piante perenni, però è chiaro che essendo molto erbacee, essendo piante che crescono estremamente in maniera molto veloce, invecchiano velocemente, quindi diventano piante biennali, più bravi possono mantenerle in vita per 2-3 anni. Poi è così facile mantenerle, riprodurle per talea, che noi della pianta madre ne possiamo fare talmente tante altre che possiamo immediatamente rinnovarla e non perdere mai la varietà che tanto ci piace. Quello che dico vale per tutte le talee in generale o solo per le tropicali? In che senso quello che dico sulle talee? Allora, le talee delle tropicali vanno fatte chiaramente nel momento più propizio, come per tutte le cose. Nel senso, non possiamo fare talee in pieno inverno, a meno che non abbiamo una serra super riscaldata e super illuminata. Talee di Coleus si fanno da adesso, in una serra, altrimenti direi aprile-maggio fino a settembre. Io posso permettermi di farlo anche a marzo, febbraio-marzo, però io ho un riscaldamento che lo permette. Altrimenti è meglio farlo da aprile a settembre. Ottobre talei di Coleus e talei di piante erbacee come i Coleus possiamo farle in questo range. Le plumerie lo possiamo fare, dato che loro hanno un periodo di stasi invernale, lo possiamo fare adesso che riprendono.
quindi si comportano quasi come una caducifoglia. Lo facciamo adesso perché non c'ha le foglie. Non possiamo permetterci di farlo nel pieno della vegetazione, perché nel pieno della vegetazione radicano con molta difficoltà e fanno più difficilmente il callo radicale. Quindi è da lì che poi nascono i problemi. Se la talea di plumeria, intanto la talea di plumeria deve essere almeno 25-30 cm, più è lunga e meglio è. Non deve avere le foglie e deve fare il callo. Dal callo partono le radici. E la talea di plumeria io consiglio di farla adesso. Diverso è l'innesto. L'innesto ci possiamo permettere di farlo anche in piena estate. I veri professionisti lo fanno in tutte le stagioni. Vi ringrazio tutti quanti per aver ascoltato, insomma, questa diretta. Ringrazio tantissimo Chiara e tutti gli amici e i colleghi che hanno fatto le dirette prima di me. E poi volevo lanciare un messaggio a tutti quanti, dato che siamo tutti appassionati di giardinaggio e di piante, in questo caso più che mai dobbiamo imparare da loro. Dobbiamo essere quello che si dice resilienti. Hanno da millenni, noi abbiamo questa occasione per impararlo. E o chi purtroppo ha vissuto situazioni difficili lo sa bene. Per cui la resilienza è una grande cosa che possiamo imparare proprio da loro. Grazie a tutti e spero sia stato interessante. Anche il pappagallo vi saluta. Ciao Andrea!